La trasmissione sta per iniziare, ma quando inizia? Stai trasmettendo dal vivo. Ecco qua, il titolo spero lo dica tutto, ma adesso vendrò io a dire tutto. Un momento. Ecco qua, care amiche, cari amici, mi sono voluto vestire elegante per questa occasione. Sempre sto alla ginnastica perché ando in casa, poi mi tocca lavare, pulire le camicie, metterle ad asciugare, i vestiti, le giacche, tirare. E non è una cosa gradevole. Allora, non è che mi metto in giacca e cravatta tutti i giorni. Comunque, siccome era da un po' che non facevo un video, volevo fare un video per salutare tutti e tutti voi. Loro Tez 1, augurissimi, bravo, bel traguardo, grazie amico. Quindi volevo, siccome avevo detto che avrei dovuto fare un video, superare raggiunti i 1000 video, infatti, Hortus Biologicos, grazie maestro per il video, grazie a te di seguirmi e grazie anche a Lolotez 1. In parte non ho mantenuto questa promessa perché mi sembra che sono arrivato a fare 1001 video, non so come YouTube li contabilizzi, perché da qualche parte mi dice che ho fatto 1001, da qualche parte mi dice che ho fatto 1000, però allora questo è il 1002° video. Qua poi c'è l'antivirus che mi dice che devo uscire io non voglio uscire da nessuna parte. Qua mi dice che no, no, adesso non riparo niente, che si attivano. Io quindi, questo è il 1002° video. Ho fatto che faccio non è proprio il millesimo. Avevo detto che il millesimo video sarebbe stato per festeggiare i 1000 video, ma ho superato di 2 video il traguardo fissato. Comunque sono contento perché sin qui siamo arrivati grazie anche a tutte e tutti voi. Purtroppo non sono riuscito a recuperare la monetizzazione del canale, cosa che peraltro non è l'unica mia preoccupazione, perché mi piacerebbe. Io ho guadagnato 150 dollari con YouTube nel 2017. Cioè, mi piacerebbe guadagnare moltissimi soldi, ma il problema è che YouTube ha messo l'ostacolo delle 4.000 ore all'anno per raggiungere la monetizzazione, ma non è l'unico, il vero problema. Perché in effetti anche se si aggiungessero le 4.000 ore di visualizzazione, quello che succede è che poi bisogna fare 100.000 views a video, cosa che è più difficile. Quindi io quando c'avevo le monetizzazioni riuscivo a monetizzare ogni video, a meno che non ci fossero stati dei conflitti con la musica, ma delle volte potevo mantenere il video. Qua un altro antivirus.
voglio dire, così non c'è un riflesso degli occhiali. Delle volte loro mi dicevano: accettiamo la monetizzazione della maggior parte dei tuoi video, addirittura la pubblicità nel mezzo, io ne abusavo ogni 30 secondi, ma i video superiori ai 10 minuti. Ma quelli che realmente monetizzavano loro erano 20-26 video, che poi hanno iniziato a ridurli. C'è stato il caso in Los Angeles dell'iraniana, una stream, non so come si chiama, che ha sparato nella caffetteria di Google, perché nel bar di Google, perché gli avevano tolto le monetizzazioni. Fanno impazzire la gente. Certo, non tutti sono pazzi che poi vanno a sparare, ma mi monetizzano solo 26 video su 700 nel 2017. Per di più, quello che ha raggiunto la monetizzazione è stato solo uno, un video con 100.000 views, l'altro ne aveva 50, un altro 10.000, tutti gli altri meno di 5.000. Adesso ce ne sono molti con superiore a 10.000. Ma quando si arriverà, e loro poi rivalutano, riconsiderano le views, le riducono, le scalano, le arrotondano, sempre in difetto. E così, anche se mi dessero le 4.000 ore, voglio dire, quante ore dovrei avere? Perché non fanno solo le 4.000 ore all'anno? Già è un traguardo impossibile, perché devono guardare nel tuo canale 11 ore al giorno. Probabilmente solo la Rai, solo la Mediaset hanno 11 ore o 100 ore di visualizzazioni al giorno. Anzi, 12 ore. Che devi fare 10 ore, ti darebbero 1650 ore all'anno. Devi avere 4.000 ore all'anno. Allora io dico, va bene, non facciamo più con 100.000 views a video, facciamo con 4.000 ore all'anno di visualizzazione e poi con che ti pagano ogni 100.000 views, però del canale, non per video. Allora, se io faccio 100.000 views nel canale, è come se li avessi fatto per video. E invece no, per video o per ore, una delle due cose, pagano per le visualizzazioni complessive del canale. Allora io direi che ti paghino per le visualizzazioni complessive del canale, facciano il limite di 4.000 ore, che se io apporto 500.000 views del canale con 3.000 video non mi pagano, perché magari faccio 3.000 video quest'anno nuovi, 10 al giorno, qualcosa del genere, e loro mi pagano soltanto niente, perché magari per video non ho raggiunto le 1.000 views. Pazzesco. Quindi è una meta sempre più impossibile riuscire a monetizzare con YouTube. È una meta sempre più difficile. Una mission impossible. Poi ho scaricato un'applicazione Android, e l'avevo già scaricato quando c'avevo il mio vecchio cellulare. Grazie.
mi funzionava questo vecchio Samsung Galaxy Young 5360, che poi nel tentativo di recuperarlo gli ho messo una ROM, è questo modello però di una marca non americana, oltretutto non c'è più la ROM originale, ma si chiama CB Radio Chat. Però volevo fare un esperimento, ma innanzitutto c'ha molte sale chat, questa radio funziona come il baracchino del radioamatore, ma parlano tutti, non so, saranno. Quindi YouTube paga poco e male? Sì, se arriva a pagare paga poco e male. Adesso con il limite delle 4.000 ore, Hortus Biologicus quasi non paga più a nessuno. Ti dicevo, io volevo farvi vedere questa applicazione, che cos'è, perché funziona tipo, l'idea è buona, tipo a livello amatoriale del radioamatore, del marconista. Schiacci un bottone, parli per 15-30 secondi, poi ti rispondono. Ci sono delle sale dove a volte c'è della gente, ma i nickname che si mettono non li posso nominare perché a volte sono pazzeschi. E poi i dialoghi. Veramente, sempre la commedia all'italiana degli anni 80, anzi, avevano del linguaggio più forbito, più aulico. Sembra, tutto rispetto parlando per la categoria, per carità, ma che siano dei camionisti, gente che per esempio dice sto viaggiando, Mimmo, Mimmo, arrivo, arrivo, dove stai, dove stai? Esco, esco. E poi un altro gli risponde, si sfottono, veramente non so, io parlo, mi dicono qualsiasi cosa, la verità. Allora, per sprecare la batteria del cellulare in una cosa che è buona, ma chi? Io ho studiato all'università, caro Hortus Biologicus, ma non ho potuto terminare gli studi. Ho fatto uno anno in filosofia. Comunque sono perito ragioniere. Ti ringrazio, se voleva essere un complimento. Beh, di che parlarvi? Perché io in questi giorni c'ho sempre meno ispirazione. Poi, quando ho aperto il canale, ho fatto molti video. E adesso va di moda quello che io ho fatto negli anni passati, nel 2013-2014. Andate a guardare. Si chiama Mukbang, è mangiare davanti alla camera. E io nei miei tutorial di gastronomia casoreccia ho mangiato filmandomi, eppure non so perché non ottengo le stesse visualizzazioni. Adesso molti dalla Corea mangiano con la SRM e il mukbang e mangiano e boh. Non lo so perché queste cose vanno di moda, ma io già ho fatto delle foto mie mangiando, dei video miei. Adesso ho caricato anche in Instagram uno che è vecchio, del 2010, eppure io non ottengo lo stesso successo. Sono persone che iniziano adesso e hanno 100.000 views e i miei video hanno 300 views. No, ma no, non c'è controllo delle views da parte di YouTube, per carità. Eppure dicono i più maliziosi che basta pagare AdWords per lanciare una campagna del proprio video.
Ma io non ci credo. Io credo che davanti a YouTube gli YouTubers sono tutti uguali e hanno tutti gli stessi diritti e la stessa precedenza. A me il tuo video che mi ha colpito è stato come sbiancare un WC. Grazie, Hortus Biologicus. Quale dei due? Quello che uso il vapore o è quello che uso il cloro con clorina? Uno dei video che hanno più commentato, dei miei video che hanno più commentato, è stato quello dove sturo il lavabo del bagno. Lo hanno commentato soprattutto per criticarmi. Perché devo chiamare un idraulico, perché così spacco tutto, ma anche mi hanno fatto molti complimenti e poi hanno commentato persone che non parlano in italiano, forse perché non hanno capito quello che dicevo nel video. Niente, quello ho fatto un video dove spiego come si blocca il mio tablet economico comprato nel dicembre 2013 che me l'ha regalato mia madre, e l'hanno visto più di 50.000 persone. Ma ecco, io in questo giorno che celebriamo l'aver superato i 1.000 video nel canale, 1.200 con questo, se non vado errato, se il conteggio di YouTube è esatto. Mi chiedo uno spone, un incoraggiamento da voi a commentare ogni mio video che guardate, ma soprattutto a condividerli affinché anche altri possano commentarli e continuare a condividerli. Loro urina, oltre a dare delle spiegazioni, era molto dimostrativo come video. Infatti, ha avuto una marea di visualizzazioni. Grazie, Hortus Biologicus. In alternativa puoi intentare sbiancare o con il vapore, una macchina a vapore, o consuma elettricità, oppure con bicarbonato e aceto. Risparmiare nel cloro, non so co cosa costi di meno. L'aceto di alcol o il cloro. Cloro sterilizza di più. È sterilizzante il cloro. Però ecco, se volete aiutarmi nel giorno in cui commemoriamo 1.000 video del canale, mi metto poi gli occhiali per riposare gli occhi, vi chiedo quindi di condividere i miei video. Di soprattutto guardarli con i vostri amici, parenti, familiari in modo da farmi conoscere. Andate al lavoro, portatemi nel vostro cellulare, andate in palestra, portatemi nel vostro cellulare, andate a scuola, andate nella palestra, andate a casa di amici a mangiare, accendete lo Smart TV e mettete il canale Sant'Enchan. Andate a casa di parenti lontani, parenti da lontano vengono a casa vostra. Mettetevi a guardare nel giorno del compleanno, di una festa, del pranzo, della fine settimana con gli amici, parenti, vicini di casa, familiari. Mettetevi nello Smart TV a guardare insieme a loro i miei video e così fatemi conoscere a quante più persone possibili. Perché a volte con l'effetto virale si raggiunge il successo. E io cerco di viralizzarmi nelle reti. E da poco mi sono iscritto in Patreon, ma non so come funzioni Patreon, capito? Non so proprio come funzioni. Quindi io
faccio di tutto. Per sponsorizzarmi, logicamente. Ma non so come funziona Patreon. No, io ho pubblicato ecco, vi lascio. Naturalmente non è che dovete darmi chissà che cosa, perché purtroppo quando avevo la monetizzazione, un amico che mi seguiva da sempre nel super chat mi ha dato 1 euro. E che è successo? Che poi il 20 febbraio 2018, che non avevo le 4.000 ore, mi hanno tolto la monetizzazione e non ho potuto ritirare quell'euro. Che non so quanti euro bisognava avere nella super chat, capito? E magari se il super chat, l'euro nel super chat me lo davano prima che ritirassi i 150 dollari, li includevano. Ecco qua il mio link di Patreon. Non so come funziona, non so come mi potreste arrivare a pagare. Io denaro, per carità, ma non so come funziona e non ho idea di quanti soldi bisogna versare, se in dollari, se in che, come io possa ritirarli. Non vorrei che qualcuno mi desse del denaro in Patreon, poi io non posso ritirarli. Non so come ti pagano, perché il bello della monetizzazione di YouTube è che puoi ritirare il denaro con la Western Union, mi pagano nello sportello, soprattutto se sono somme di denaro piccole come 150 dollari, perché io non è che arriverò a monetizzare milioni di dollari, capito? Cifre piccole. Invece Patreon, non so se a differenza di YouTube ti paghi con la Western Union, sembra che attraverso lo sportello bancario. Allora lì è differente, magari devi dichiarare, anche se un introito non fiscalizzabile è differente. Devi dare il conto corrente bancario, magari se non ce l'hai ne devi aprire uno di risparmio, debito, perché io non ho guadagni, sono disoccupato. Comunque, caro Hortus Biologicus, il video che ha avuto visualizzazione ed è quello che mi ha fatto monetizzare è stato come sturare il lavabo di casa, dal quale estraggo un mucchio di mugre dal lavandino. È piaciuto a molti e a molti ha disgustato, proprio per questo forse che lo hanno maggiormente condiviso. Adesso vi do il link se vi interessa. Questo è il video. Volevo fare un estratto di tutti i miei video per celebrare i 1000 video, ma poi ho detto meglio una diretta, che così non devo editare nulla. Prossimamente conto di fare dei video in inglese. Questo è il mio primo video più visto. Questo è il secondo video più visto. Poi questo è il terzo video mio video più visto, al quale fai riferimento. C'è il quarto mio video più visto con 5.264 visualizzazioni. Come accendere correttamente il forno a gas senza rischi di esplosione?
io vi consiglio di guardarlo per la sicurezza nelle vostre case, come accendere correttamente il forno a gas senza il rischio di esplosioni. Un video che dura poco, 2 minuti dimostrativo. Di solito li facevo più larghi. Poi, tutorial di igiene domestica, questo non per sbiancare, ma per disinfettare il sanitario con il vapore. Ho ottenuto molte visualizzazioni di questo video. Ne ho ottenute 17.290. Poi un video da 13.485 visualizzazioni, Michael Schumacher in coma dopo un grave incidente sugli sci, videoblog. Avrei dovuto mettere breaking news. Forse cambierò il titolo di quel video. Poi un video da 12.520 visualizzazioni. Così vi do dei suggerimenti come fare dei video. Tutorial di manicure, come tagliarsi le unghie delle mani correttamente. Guardate nella chat, se potete, che vi do poi la smorfia tutorial. Suggerimenti dei numeri da giocare, 10.123 visualizzazioni. Voglio fare un video sul gratta e vinci. Io ho fatto un video sullo scarabeo rinoceronte, 8.543 visualizzazioni. Guardate e condividete questi video per farmi raggiungere le 100.000 visualizzazioni. E poi Marco Travaglio litiga con Santoro e lascia lo studio di servizio pubblico in diretta TV dal vivo. 7.039 visualizzazioni. Ecco, questi sono i primi 10 più visti. Non starò qua a mettervi il link di tutti gli altri video. Sceglierli andando nella sezione video potete scegliere quelli di vedere quelli più visti, e poi i video scendono alle 5.790 5.797 visualizzazioni, 4.640, insomma. Quindi sono contento che mi seguiate. Sto in diretta da quasi mezz'ora. Non voglio annoiarmi e non voglio annoiare neanche voi, vedendomi annoiato. Non voglio annoiarmi. Lapsus. Proprio perché più che noia è stanchezza, non voglio annoiarvi. Badate, infatti, guardo di qua, di là, ho tante cose da fare. Non voglio annoiarvi, non voglio annoiarmi. Insomma, avete capito, no? Qui perché insomma, pomeriggio, buon pomeriggio a tutti, tra poco è sera. 18 e passa, non ho l'orologio, mi filmo alla cieca, alla bulgara no, e ho detto tutto per festeggiare un video. Non ho molti argomenti, cioè ce ne sarebbero di cose da dire, ma voglio farlo un video saluto, un video omaggio a tutti e tutti voi, cari amiche ed amici che mi seguite, che mi aiutate ad andare avanti, mi incoraggiate e mi spronate. Quindi vi ho lasciato nella chat il
link dei miei primi 10 video più visti. Voi potete anche andare nella sezione del mio canale video e cercare di vedere quali sono i video più visti, i video più vecchi, se volete guardare i video più vecchi, o i video nuovi, vedete quello che volete, insomma. E poi c'è una sezione che si chiama nel mio canale, una sezione anche nel vostro, e per carità, se voi commentate nel mio canale io commenterò nel vostro, però non so come dirvelo. Allora vi metto il link, pubblico foto della mia vita, pubblico le anteprime dei video, pubblico le mie idee, pubblico un sacco di cose, rendo pubbliche un sacco di cose. Allora qua vi lascio il link che si chiama Community. Siccome hanno tolto Google Plus come rete sociale, adesso hanno reinserito la community, che prima era discussioni, adesso si chiama community. Potete aprire una discussione oltre che sotto i miei video e invitare i vostri amici a aprire una discussione nella rubrica community che c'è nel mio canale. Se fai un video tutorial su come si cambia il sale sulla lavastoviglie, io non ho la lavastoviglie. Però ho fatto ho fatto dei tutorial, guarda caso, vediamo se lo trovo. Purtroppo devo andare a cercare qua sotto la voce vari tutorial sugli argomenti. Vediamo se lo trovo. Allora, vi invito a guardare questa playlist di tutorial vari, perché non sono di gastronomia né nulla del genere. Qua metto la playlist. Condividere anche le playlist, non solo i video. Ma qua vediamo un po', ho caricato dei bei video nelle playlist modestamente. Per esempio c'è questo di giardinaggio, come mantenere pulito il giardino. Guardate quello sul giardinaggio, che ho messo il link lì, ci sono dei tutorial di gastronomia e di sui cellulari, ho fatto molti molti video sui cellulari. E purtroppo non trovo questo video. Ho fatto tutorial su come tagliarsi la barba senza tagliarsi il gozzo. Io purtroppo non riesco a trovare video su come lavare i piatti, ma li lavo adesso rimane il riquadro piccolino quando cerchi
Non so se starai in elenco. Ah, ecco. Addirittura gli ho messo ASRM, non so perché. Allora, visto che dovrò vedere in che sta messo, probabilmente sta messo in tendenza a parlare con tutti voi. Ma guarda, questo è un tutorial su come lavare le stoviglie. Qua ti do il link. E poi cerca stoviglie nel mio canale, e poi c'è anche questo tutorial. Voglio darvi due tutorial prima di risparmiare l'elettricità. Come rimuovere peli dal tappeto di casa senza usare nessuna macchina. E poi quest'altro tutorial. Di gastronomia casareccia come fare buona carne macinata. Ecco qua. Come fare della buona carne macinata. Allora, caro Ortus Biologico, care amiche ed amici, ormai sì che mi sono stancato. Allora, se potete, passate da Patreon, perlomeno per dargli like. Certo, bisogna iscriversi, è tutta una cosa strana. Non so come funziona Patreon. Adesso vediamo un po' qua. Beh, adesso mi spiace, siete in tre a seguirmi. Sono passati 37 minuti fra poco, ma io devo staccare, ho cose da fare. Vi ho suggerito anche dei tutorial. Vi ringrazio di avermi seguito fin qui, in questi più di 1000 video. E di avermi seguito anche oggi. Vi ringrazio di cuore, mi raccomando, non lasciate di seguirmi, soprattutto condividete i miei video con le vostre amiche ed amici, come ho detto in precedenza, aiutatemi a superare le 4000 ore di visualizzazione. Non vi chiedo denaro, anche se mi sono iscritto a Patreon, ma nessuno mi fila, ma almeno condividete i miei video se mi volete aiutare. Quindi grazie Ortus Biologicus, grazie amiche, grazie amici. Non so in quanti mi avete scritto adesso nel chat, perché ho messo tanti link che poi alla fine va a finire che non leggo. No, solo loro tesse Ortus Biologicus mi sembra che mi hanno scritto, anche se mi seguono. Vabbè, adesso devo staccare. Ringrazio di cuore, inutile arrivare ai 40 minuti, tanto non voglio essere ridondante. E poi non mancheranno occasioni di fare dei video. Poi voglio accettare la sfida, visto che ho molto pubblico che non parla in italiano ma mi segue, fare dei video in inglese e forse anche in spagnolo, perché l'inglese e lo spagnolo sono gli idiomi più parlati nel mondo. Forse così aumenteranno le visualizzazioni e anche le views dei video, chissà. Io me lo auguro proprio. Voglio diventare uno youtuber professionale. Poi magari mi ritroverò nelle condizioni di dover dichiarare le tasse, perché altrimenti sono un evasore.
Allora, grazie. Ho fatto già 40 minuti spaccati, 40 minuti e 3 secondi. Ciao, ciao. Un saluto a Lolotez 1 e a Hortus Biologicus che hanno partecipato nella chat. E arrivederci, devo prendere la decisione di staccare perché altrimenti, e poi al più presto cercherò di scrivere dei racconti, perché volevo essere uno scrittore fin da 12 anni. Ciao. Non si stacca. Ciao.